Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera. Un 36enne ucraino residente a Sassuolo è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato per detenzione di armi da guerra. Gli agenti, dopo aver perquisito l'abitazione dell'uomo, hanno trovato una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale in buono stato. Immediato l'intervento del Nucleo Artificieri di Bologna, che ha constatato che l'ordigno è potenzialmente riutilizzabile. Giulia Pigoni lascia il PD ed entra nel gruppo misto. La decisione è stata ufficializzata nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Il nuovo capogruppo DEM è Maria Savini. Il circolo primo maggio riapre dopo la chiusura forzata precauzionale per la diffusione del coronavirus. Già in questa prima giornata si è registrata un'ottima frequenza. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Il circolo primo maggio riapre le porte dopo la chiusura precauzionale imposta dalla regione per limitare i contagi del coronavirus, una decisione che ha interessato anche scuole, stadi e oratori. La frequenza c'è, ha ripreso normalmente, secondo noi comunque si è creato un allarmismo che è assolutamente non normale, nel senso che comunque questa è siamo in una zona che non è a rischio, perciò tutto questo allarmismo che si è creato secondo noi è assolutamente inutile. La gente c'è, continua a venire, fanno le loro attività e secondo me è stato anche forse inutile chiudere perché si è creato a maggior ragione ancora dell'allarmismo in più rispetto già a quello che c'era. La comunità sassolese ha appreso con gioia la notizia. L'affluenza al circolo è stata infatti la stessa di prima della chiusura. Proprio i circoli sono luoghi di aggregazione e devono continuare a essere luoghi di aggregazione, anche perché se noi chiudiamo in casa i nostri anziani non sanno cosa fare, invece vengono qua, fanno la loro partita carte, bevono il loro bicchiere di vino e vivono la quotidianità come giusto che la vivano. Il mio augurio è che finisca presto. Mi dispiace onestamente per le persone che comunque sono malate, ma penso che comunque la nostra non sia una zona colpita e che debbano continuare comunque a vivere appunto la loro quotidianità tutte le persone, e anzi invito tutti a frequentare i circoli perché agli anziani fa bene frequentare i circoli. L'area riequilibrio ecologico in Secia sarà gestita dalle guardie giurate ecologiche volontarie della provincia fino al 2024. Il Comune ha stipulato una convenzione con l'associazione che provvederà a garantire una corretta gestione dell'area. Ed ora passiamo allo sport. Rinviata a data da destinarsi la partita di Serie A2 femminile Green Warriors contro Baronissi. Le due formazioni avrebbero dovuto incontrarsi domenica al Pala Paganelli per il campionato di Serie A2 Pool Salvezza. Non è il primo incontro ad essere rinviato, la scorsa settimana era già stata annullata Montecchio Green Warriors. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento alla prossima settimana. Buon weekend!